Pescara Picerno sarà la prima volta all'Adriatico da ex di Francesco Ciccio Dettori, metronomo di centrocampo, 39 anni, terza stagione nel club lucano, ancora tanta voglia di stupire e soprattutto di disegnare calcio. Quasi 15 anni fa il suo arrivo a Pescara in C, il 13 gennaio 2008 il debutto contro la San Giovannese di Bruno Tedino, travolta 3-0. Nonostante l'età, 39 primavere, continui a dettare legge in mezzo al campo, sei l'anima del Picerno, complimenti. Se a 39 anni è ancora così è un problema, non so se il problema sono gli altri o... Vabbè, no, ma c'è anche l'intelligenza tattica, insomma, oltre alle qualità. A parte gli scherzi c'è ancora tanta voglia di divertirsi, che quella è la base di tutto, ecco. Assolutamente. Senti, Francesco, sarà per te la prima volta da avversario e quindi... insomma, immagino un mix di emozioni. Sì, non mi è mai capitato, insomma, di ritornare a pescare l'avversario. Sarà sicuramente emozionante perché ho vissuto un periodo molto molto bello e positivo nella vostra città, ecco, quindi sarò felicissimo, ecco, di questo ritorno e mi godrò la giornata a pieno. Il primo gol con la maglia del Pescara, 6 aprile 2008, Pescara batte Pistoiese 1-0. Lo ricorderai perfettamente, immagino, anche perché insomma ne hai segnati 4 in 55 presenze, no, con la maglia. Non lo ricordo perché l'ho fatto di testa. Ecco, bravo. Lo devo ricordare per forza. E infatti Francesco Berardinelli ce lo sta mandando in onda, eccolo qui, c'è l'apertura, credo, di Turchi per Felci. Tu avevi iniziato l'azione e poi fai il Sansovini della situazione lì, eh? Sì, sì, sembravo quasi un attaccante di razza, strano. Non è da me. No, però, insomma, al di là dei gol che sono stati pochi nella mia esperienza, però, insomma, tutte le partite mi hanno lasciato qualcosa a Pescara, perché poi ho vissuto le due facce, insomma, un periodo un po' più difficile con l'era Soglia e poi la rinascita poi con De Cecco, Sebastiani, solo ricordi positivi. Ricordi positivi, c'è anche qualche rimpianto, Francesco, la tua esperienza col Pescara? Ma rimpianto, col senno di poi, forse alcune scelte non le avrei fatte. Ecco, io andai via da Pescara per andare al Chievo. Il Chievo era in Serie A, diciamo, un po' contornato da belle parole e promesse che poi magari non sono state mantenute. Io ho lasciato Pescara a malincuore perché non sarei mai andato via. Ecco. Vedevo Chievo come l'occasione della vita, ma onestamente se tornassi indietro non rifarei quella scelta. Ecco. Anche perché se non Pescara... era facile dire di no. Non era facile dire di no, però credimi che a Pescara io stavo veramente bene. Senti, l'apoteosi con la maglia del Pescara il giorno della promozione. Palla in mezzo, il colpo di testa imperioso di Olivi, in anticipo sul Colombo, poi ancora Dettori, una finta sul Rosso e può partire il contropiede, c'è Bonanni, riceve, attenzione, Bonanni si accentra, palla per Gacci, posizione di tiro, e c'è gol, gol di Gacci, incredibile gol, un gol strepitoso, Pescara 1, Verona 0, si continua a giocare, vediamo Esposito, cerchio centrale, palla che viene recuperata da Dettori, ancora Esposito, vediamo il rilancio, poi Kanji si accentra ed è finita, Pescara in Serie B, dopo 3 stagioni di purgatorio, Pescara in Serie B. Che brividi, eh? Ma poi vedere l'Adriatico così strapieno, cioè, con un entusiasmo pazzesco, l'emozione veramente unica. Insomma, hai messo lo zampino in quell'azione perché l'hai avviata tu, una giocata di grande qualità. Diciamo che il grosso l'ha fatto Massimo Ganci, che qua si è veramente inventato... Si è veramente inventato il tiro della domenica. Per quella categoria, quella squadra aveva una qualità infinita. Ganci, Bonanni, Sansovini, lo stesso Gessa. Cioè davanti Marco Verratti quando entrava ci ha sempre fatto
ha fatto la differenza. Cioè si vedeva già che aveva la stoffa del campione. Aveva, al di là delle qualità tecniche, insomma, che sono sotto gli occhi di tutti, secondo me la differenza vera la faceva la personalità che ha sempre avuto. Ah, ecco. Lui giocava a 16-17 anni come se avesse già 300 partite in Serie A, era clamoroso su questo. Non aveva paura di niente e questo l'ha portato a diventare quello che è adesso, insomma. Io penso che sia uno dei centrocampisti più forti al mondo. Veniamo dunque all'attualità, perché il Picerno ha fatto registrare un avvio stentato in campionato, ma viene da 7 risultati utili consecutivi, 5 successi e 2 pareggi. Praticamente dopo 11 turni era ultimo in classifica insieme ad Andre e Messina, adesso è sesto. Sì, questo è un po' lo specchio del campionato che si sta giocando quest'anno. È un campionato molto equilibrato dal quarto, quinto posto in giù. In pochi punti ci sono veramente una decina di squadre. Però penso che la classifica rispecchi quello che è il nostro valore, perché anche all'inizio abbiamo faticato a far punti, è vero, ma abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni. Adesso sì, Stiamo vivendo un buon momento, anche se probabilmente domenica avremo qualche difficoltà in più, soprattutto a livello di organico, perché ci mancheranno 3-4 giocatori importanti per il modo di giocare che abbiamo noi. Ecco, tra questi giocatori importanti, io, perché sono rimasto meravigliato, te lo dico, ho visto 2-3 partite di questo ragazzo che non conoscevo, Emanuele Esposito, sicuramente l'assenza più pesante. Che talento questo ragazzo! Sì, Esposito è, diciamo, il nostro diamante, nel senso che è veramente il giocatore che, per le qualità tecniche e fisiche che ha, ti può spaccare la partita in qualsiasi momento. Ecco, e per come giochiamo noi, lui è fondamentale, non sarà facile sostituirlo. Ti sta meravigliando il campionato finora disputato dal Pescara? Perché sì, Pescara è una buona squadra, però fino a 3 partite fa era a sole 3 lunghezze dalla corazzata a Catanzaro. Mi sta meravigliando, sì, perché non era scontato stare comunque quasi al passo del Catanzaro, perché il Catanzaro è veramente una fuoriserie in questo momento, è una squadra di un altro livello. Però conoscendo gran parte dei giocatori del Pescara, conosco bene il loro valore, perché hanno giocatori di esperienza di categoria superiore. Hanno dei giovani molto molto interessanti, perché hanno giocatori di prospettiva, gli under che hanno sono under già pronti anche per fare il salto di categoria. Conosco, non personalmente ma per averlo affrontato, l'allenatore che ha fatto molto bene l'anno scorso a Monopoli, quindi diciamo che c'erano gli ingredienti per fare un buon campionato, ma non è mai scontato fare il risultato, perché abbiamo visto che squadre che hanno speso tanto, molto attrezzate, come per dire l'Avellino o altre squadre, fanno comunque fatica a tenere quel ritmo. Ecco. Hai mantenuto rapporti, immagino, con i ragazzi del 2009-2010? Sì, con alcuni ci sentiamo ancora. Mi sono sentito proprio stamattina con Marco Sansovini, vediamo se riusciamo a vederci per salutarci, insomma, con qualcuno sì. Con altri un po' ci siamo persi, però tendenzialmente i rapporti sono ottimi con tutti. Ecco, appena c'è l'occasione riusciamo sempre a, anche tramite una chat, a sentirci e a salutarci. Ecco, questo, perché ti ripeto, il ricordo è rimasto comunque ottimo con tutti. Ecco.